Tecnica di studio Pomodoro. Benvenuti su Mamma Riotti Academy. In questo filmato esploreremo insieme la tecnica del pomodoro. Ma vediamo cosa troverai in questo filmato. Una piccola storia che puoi trovare anche nei shorts. Scoprirete l'argomento trattato, approfondimenti e curiosità. Inoltre, alla fine del video potrai scoprire dove trovare qualcosa in più su questo argomento. Quindi mi raccomando, segui il filmato sino alla fine. Due giovani studentesse si trovano in biblioteca dell'università intente a studiare. Non ce la faccio più, Chiara! Ho passato l'intera mattinata su questo capitolo e mi sembra di non aver capito nulla. È come se le parole scivolassero via senza lasciare traccia nel mio cervello. Capisco perfettamente cosa intendi. Anch'io ho avuto i miei momenti di sconforto, ma da un po' di tempo ho trovato un metodo che mi aiuta tantissimo. Sul serio? Qual è il tuo segreto? Per ora è un segreto, Marta, ma posso dirti che si basa su dei pomodori. Vedrai che ti piacerà. Intrigata, Marta decide di provare la tecnica pomodoro spiegato da Chiara. Passati alcuni giorni e si rincontrarono in biblioteca, dove Marta aveva un'aria diversa. Non posso crederci, Chiara! Funziona davvero! Riesco a studiare molto di più e a capire meglio gli argomenti. Sono contenta, te l'avevo detto. Se cerchi un metodo efficace per migliorare la tua produttività e gestire meglio il tuo tempo, sei nel posto giusto. Iniziamo! Cos'è la tecnica del pomodoro? La tecnica del pomodoro è un metodo di gestione del tempo ideato da Francesco Cirillo negli anni Ottanta. Il nome pomodoro deriva dall'italiano per pomodoro, poiché Cirillo usava un timer da cucina a forma di pomodoro. Questo metodo prevede di lavorare per intervalli di 25 minuti, chiamati pomodori, seguiti da brevi pause. Il metodo pomodoro prende il nome pomodoro dal timer da cucina a forma di pomodoro usato da Cirillo per segnare il tempo di lavoro. Preparazione. Inizia scegliendo il compito o il progetto su cui desideri lavorare. Assicurati di avere tutto il necessario a portata di mano. Imposta il timer. Imposta un timer per 25 minuti, meglio se silenzioso. Questo sarà il tuo intervallo di lavoro, o pomodoro. Durante questo tempo, concentrati esclusivamente sul compito che hai scelto. Lavoro. Lavora sul tuo compito fino a quando il timer non suona. Se ti distrai, annota brevemente la distrazione e torna subito al lavoro. Pausa breve. Quando il timer suona, fai una pausa di 5 minuti. Approfitta di questo tempo per rilassarti, fare stretching o semplicemente staccare la mente. Ripeti. Dopo 4 pomodori, fai una pausa più lunga, di 15-30 minuti. Questo aiuta a prevenire la fatica e a mantenere alta la tua produttività. La tecnica del pomodoro offre diversi benefici, come una maggiore concentrazione, una migliore gestione del tempo e una riduzione della procrastinazione. I brevi intervalli di lavoro aiutano a mantenere alta la motivazione e a evitare il burnout. Grazie per aver guardato questo filmato su Mamma Riotti Academy. Se ti è piaciuto e vuoi scoprire altri metodi utili per migliorare la tua produttività, non dimenticare di iscriverti al canale e attivare le notifiche. Dai un'occhiata anche agli altri filmati che abbiamo preparato per te, che ti aiuteranno nello studio e in molti altri aspetti della tua vita. Controlla in descrizione. Potresti trovare link utili, materiali di approfondimento e risorse che potrebbero esserti molto necessari. Ti aspetto nel prossimo video. A presto e grazie per il supporto!